Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Se mi vedete con la faccia un po' sconvolta è perché sono appena ritornata da Milano. Come avrete letto dal titolo, questo qui sarà un video su Primark, anche se da poco ho aperto il Primark anche in Puglia, a Bari. Solo che sinceramente, per l'opinione che ho io di Primark, farmi tutta questa strada da qui a Casa Massima, perché è lontanissimo, non è Bari, ma proprio fuori Bari, dovrebbe essere forse vicino all'IKEA. Cioè, per assurdo, non vado nemmeno all'IKEA io, mai stata all'IKEA, prendo solo online. Non mi conviene, perché Primark per me non è tutta questa grande novità. Per cui, dato che andiamo a Milano e dato che Primark si trova vicino al Duomo, noi ci andiamo spesso al Duomo, e c'è via Torino, davvero è vicinissimo. Quando posso, giusto per chissà, anche stavolta cambio opinione, però puntualmente, cioè, è una delusione. Sembrare un titolo acchiappa visualizzazioni, però è così, perché non ci trovo tutte queste grandi novità. Anzi, adesso i prezzi sono aumentati. C'erano le ciabatte che l'anno scorso comprai a 1 euro, adesso sono arrivate a 1,30 euro. Le calze 3 euro, 3,50 euro adesso. Quindi tutta questa grande novità. Per trovarci cosa? Le stesse cose che trovate su Shein oppure su dai cinesi. Veramente, perché magari ci sono le cose della Disney, però a me non interessa. Anche volendo prendere qualcosa della Bella Bestia, cioè. Ma metà, che cosa vado a fare in giro con queste cose? Volevo prendere un pigiama, però ho il problema che giù porto una taglia, sopra ne porto un'altra. I prezzi erano davvero cari, tanto vale li prendo al mercato. Oppure su Shein, che conviene molto di più secondo me, perché voi trovate le stesse cose di Shein. Poi su Shein conviene perché magari avete gli sconti, avete i punti e le cose vengono a costare di meno. Però appunto mi vado lì a fare tanto una passeggiata, che poi mi viene sempre il mal di testa, perché lì ha un sacco di piani, tipo 3 piani, mi viene sempre il mal di testa. Poi adesso dice che ci sono anche borseggiatori lì a Milano, quindi devi stare pure con la paura, non basta in metropolitana, anche da Primark. E niente, vi faccio vedere cosa ho preso stavolta. Allora, innanzitutto ho preso questa borsa, cioè mia madre l'ha voluta perché quelle lì sono troppo grandi, poi nel pullman è un macello. Questo qui è bello, è riutilizzabile. Poi sì, dovrebbe starci in italiano. Ah, Primark supporta una compagnia comunque che si occupa del tumore al seno. E hanno devoluto 2.500 sterline ai partner del Regno Unito e negli Stati Uniti. Visita il sito di Primark per avere maggiori informazioni. Quindi questo, magari il devoluto di questa borsa che costa 3 euro andrà anche a questa associazione. Ecco, però è bella, cioè è riutilizzabile. Poi vedo che lì a Milano vanno tantissimo queste borse. Poi noi le abbiamo comprate chissà che, però vi faccio vedere. Allora, ho speso, anzi abbiamo speso 22,10 euro. Ma davvero non abbiamo preso niente, perché vi ho detto non c'era chissà cosa. Tutto caro. C'era tipo questo vestito che io ho preso su Shein, però lì c'erano gli avocado, no, il sushi mi pare, costava 22 euro, forse perché magari era più largo, però era uguale a questo, che poi forse i materiali sono anche uguali, però c'è 22 euro. Vabbè, abbiamo preso queste calze, anzi mia madre ha preso questi calzini, però sono quelli diciamo a metà, i fantasmini. Questi mi pare 3,50 euro, sì. 3,50 euro. No, 4, sì, 3,50 euro. L'altra volta 3 euro. Abbiamo presi neri e poi bianchi. Faccio vedere. Bianchi. Eccoli. Sono 7 paia.
Cioè, vedete, è cancellato il prezzo. Qua addirittura non c'è il prezzo. Perché è aumentato, cioè... Se io mi devo fare tutta questa strada per andare a quella di casa massima, non mi viene, cioè, sinceramente, non ho voglia. Anzi, queste che sono tutte colorate, sono belle però, a 4 euro. E sono 7 paia, però sotto mi pare che c'è l'altro prezzo. No. No, non c'è l'altro prezzo, questo è 4 euro. Ma sono uguali a quelle altre, cioè a mezzo piede. Sono di diverso colore. E sono tutte della stessa taglia, sì, 37-42, quindi sono da donna. Poi, visto che tutti parlate delle maschere di Primark, sono buone, mi sono lasciata andare anch'io e ho preso queste due. C'erano anche quelle di 90 centesimi, però ho detto, provo questo. Vediamo. Allora, ho preso questo qui, marshmallow. Non so come sia rosa. Marshmallow dovrebbe essere, boh. E costa 1,30 euro. Sempre questo 1,30 euro. Questo però è made in Korea. E dovrebbe essere all'arancio, sì, il rose. Però c'è scritto made in Korea. Proviamo, cioè io tutte le volte che sono andata da Primark non mi hanno mai attirato. Ho detto dai, stavolta le prendo. Poi perché c'è scritto 1,50 euro? Poi ho visto che nei video haul di quelli che sono andati da Primark a Bari, ho visto che hanno preso tutti questo scrub, e l'ho preso anch'io, è bubble cocco, tipo le cicche, le gomme da masticare, le big bubble, e poi al cocco, sì, dovrebbe essere scrub corpo e sfogliante detergente, e questo è 475 ml, i grammi non lo so, non lo dice, è vegano, 4 euro. Era giusto per prendere qualcosa perché non sapevo cosa prendere. Poi tipo il reparto dei trucchi erano quasi tutti vuoti. Volevo prendere qualcosa di cancelleria, però non mi attirava niente, anche lì era tutto vuoto. Tutto vabbè. Poi mia madre, non so perché, ha preso questa. Ah, forse è questa, ecco, si sarà. Questa bomba. Oh. Sapete quelle che frizzano, le mettete nella vasca e poi frizzano? Forse l'ha visto con i glitter, ma non lo so. Ecco, però questa non so quanto costa. Sì, questo. 1,50 euro. Ah sì, 1,50 euro. Ma c'erano anche quelle da 1 euro. Ma questa è bella perché ci sono tutti i glitter qui, il rosa e il celeste. Non lo so, da provare. Vabbè, mia madre lo proverà perché lei l'ha comprato. Nulla di più, vi l'ho detto, io ho questa opinione di Primark. Ah, perché non ci trovo mai niente di bello. Non lo so, le persone che si fanno proprio. Ho visto i video haul su TikTok. Quelli che sono andati a Bari che hanno speso 200-300 euro, ma boh, sinceramente non lo so. E niente, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!